sei i singoli di maggior successo dell'Eris in Chains, tratto da Jar of Flies, un EP, quindi una sorta di mini album, il primo nella storia della musica internazionale ad arrivare al primo posto in classifica. Il prossimo pezzo è World, è il brano che chiude l'album di maggior successo di Eris in Chains. Il prossimo pezzo è stato firmato da Jerry Cantrell, parole e musica, e lo scrisse per il suo papà che era un veterano del Vietnam che riusciva a sopravvivere praticamente a tutti gli attentati che i Vietcong facevano ai suoi appostamenti, gli appostamenti del suo gruppo d'assalto. È curioso che poi proprio con il padre riuscì a riconciliarsi in età adulta, e il papà finì per fare quasi l'uomo della security assieme al resto dello staff agli Eris in Chains quando erano in tournée. Ci sono delle foto sul web del papà di Jerry che tira fuori dalla folla dopo i tuffi fra il pubblico lo stesso Neistat. Questa si chiama Rooster.
Si chiama Nutshell, è fra i brani più amati dai fan degli Alice in Chains, perché il testo
quasi il testamento spirituale dello stesso cantante. Fra questi versi troviamo tutte le sofferenze, ma anche le gioie che lo hanno ispirato. Si dice, questa è una nota di colore, che i versi di questa canzone siano quelli più tatuati sulla pelle dai fan dell'Alice in Chains. Il brano in questione si chiama Natch. Adesso lascio il palco a questa splendida coppia nella vita come nella musica, Tara e Tim. Suoneranno Seal Sorrow, uno dei primissimi singoli degli Alice in Chains, ma soprattutto Eagles of Night, un brano che Tim ha composto proprio in memoria di Layne Staley e Mike Starr, i suoi cari amici scomparsi, e che farà da traino alla produzione solista di Tim, a cui l'anno prossimo l'artista inizierà a lavorare. Io vi ringrazio, poi concluderà Tim da solo con Brother, un altro brano acustico delle Alice in Chains. Grazie per l'accoglienza e per la vostra attenzione.
Okay, as Jusa let us know earlier, this is a song I wrote about Lane Staley and Mike Starr. And this is the very first time it's ever been played in front of anybody. So this is the acoustic version, obviously, but I hope you like it. And I hope you can understand something I'm saying. Yeah.
I guess we're going to do one more song, and Tara's going to leave us, and I'm going to do this song by myself. This is an Allison Chains song called Brother, and... per la partecipazione e l'affetto. Ringrazio il Comune di Bagnone per intero, la Proloco, che ci hanno permesso di essere qui a sconvolgere un po' questo bellissimo paesino, tutti i collaboratori che ci hanno dato una mano nell'organizzazione, il fonico Randy e il mio amico
Massimo Pasquali, il nostro interprete musicista Massimiliano Galli, e là. Tutte le persone che si sono messe di cuore a nostra disposizione con le luci, le sedie, le attrezzature, il marketing e la comunicazione, i miei due figli meravigliosi, il mio compagno, Lane Stanley, che è stata una benedizione e a cui spero veramente che arrivi tutto questo affetto, e ai nostri ospiti che con tantissima pazienza si sono messi a nostra disposizione. Io vi chiedo di venire avanti, per favore, please. Allora, io farei un applauso gigante a Giuse Ciotta. Grazie infinitamente per essere venuto. Un applauso gigante a Tim Brano. E un altro applauso alla meravigliosa Tara Re. Grazie di cuore di nuovo da me. Sono Marta di The Land of the Moon e buonanotte a tutti. Grazie.